con l'ombra, cioè con una persona che evidentemente ha avuto una storia così sofferta, così drammatica, ha commesso questi delitti, questi crimini, poi si carica anche di questa, non solo di questa ombra, ma anche di tutti i passaggi dell'espiazione. E come dire, è un male che educa al bene, è un male che ti fa capire le tue parti in ombra, cioè chi si accompagna a questa situazione qua, poi scava anche nelle proprie parti in ombra, cioè le persone che hanno danneggiato tanto gli altri, non solo sono persone che di solito hanno avuto dei grandi danneggiamenti, bisognerebbe indagare la loro infanzia, la loro vita, sono portatori d'ombra, ma poi permettono anche ad altri di entrare in contatto con ombra, con sofferenza, con dolore. Dovremmo anzitutto anche comprendere non solo il dolore delle vittime di queste persone, delle loro famiglie, che vorrei ricordare in questo momento e rispettare, ma anche capire chi ha fatto un viaggio di 37 anni in un dolore, in un contatto con se stesso in cui ha sempre ricordato e piano piano scoperto la gravità di quello che ha fatto rimanendo in prigione, perché quest'uomo sta in prigione da 37 anni. Torniamo solo per qualche istante di pubblicità e poi continueremo a raccontare la storia di Antonella, le sue giornate, come diceva Maria Ritt, accanto ad un'ombra che è riuscita a vedere e a toccare dopo tantissimi anni, soltanto pochissimo tempo fa, tra poco. Oggi di Amore Impossibile, abbiamo iniziato il nostro programma con la storia di Antonella. Antonella ha conosce Renato Vallanzasca da quando era una ragazzina di 14 anni. La loro da una forte amicizia si è trasformata 6 anni fa in una storia d'amore. Una storia d'amore, se non possibile, sicuramente difficile. Stavamo appunto, Barbara, raccontando prima della pubblicità come è nato il loro amore, no? Questa amicizia è durata tantissimi anni, trasformata poi. Tu che sei pazza degli amori impossibili, questo dovrebbe rappresentare quasi l'apice per te. Sì, intanto l'amore, appunto, come dicevamo ieri con Maria Rita, è sempre impossibile, c'è qualcosa di impossibile nell'amore in ogni caso. E quindi penso che sia una straordinaria sublimazione essere così vicini e così lontani. Ho poco da aggiungere a quello che ha detto Maria Rita, fatto appunto di... questo pezzo del ventaglio, per chi ti vede oggi, per piccolo ascesso, io non ho mai trovato una persona così chic che sta col ventaglio per nascondere l'ascesso, perché sennò faceva ridere questo. Ma non si vede nulla, Barbara, vai tranquilla. Questo è veramente futile. Devo dire, io capisco il dolore di Antonella e anche la grandissima forza del suo amore e questa inviolabilità proprio di un amore, lei diceva prima indissolubile, certo è indissolubile perché non ha la prova della realtà e nello stesso tempo le ha tutte. Nello stesso tempo, e veramente non per mettere in difficoltà Antonella, che io vedo in grandissima difficoltà e anche con grande coraggio, ma credo d'altronde che il delitto in qualche modo vada onorato, ovvero sia onorato nel senso con una pena adeguata, in quanto che c'è un gesto di titanismo nell'uccidere. Vallanzasca è molto simpatico, il classico bandito, vuol dire che di cui tutte le donne erano pazze, anche perché aveva personalità, abbiamo avuto tanti assassini e delinquenti, ma pochi avevano poi una personalità che in fondo a me piaceva molto alla gente, alla fine, nonostante tutto, no? Nonostante tutto, quindi niente, però va onorato, nel senso appunto che chi si mette fuori, e per questo i banditi piacciono, le donne, non sarà il caso di Antonella che lo amava prima, ma perché chi si mette fuori comunque ha qualcosa di eroico anche nel male. Dico sempre che mi piace la virtù, ma piace anche la grandezza del male, naturalmente, piace un assoluto. Però ecco, va onorato nel senso che chi si mette fuori con un gesto titanico, con un gesto così sprezzante, così di supremismo, naturalmente il diritto va onorato. Infatti diceva prima Maria Rita, ma chi si è fatto in Italia 37 anni di carcere? Cioè in Italia vige un non so perché qualcosa di malato per cui il delitto è quasi gratis. È quasi gratis, si paga pochissimo, la proprietà... Cioè, bisogna pagare, bisogna andare in galera proprio. Chi ruba che non è un critico, va in galera. Mentre invece, e quindi con tutto rispetto, però diceva, lui non ha mai voluto fare una scelta di chiedere il perdono in modo eclatante, quindi avere sconti di pena, ma il suo segno modo di un pagare... un pentimento, probabilmente di avere sincerità, di perché non puoi ridare niente a nessuno, anzi il pentimento, la dichiarazione di pentimento spesso rende furibondi i parenti delle vittime, voglio dire, perché sono gesti di solito assolutamente calcolati. Però quello che volevo dire, tanto sono contro la pena di morte, tanto sono contro l'indulgenza verso chi uccide, per il fatto... Signora, non parlo di, questo era perché si era toccato un argomento che scendeva anche il fatto di Vallanzasca.
il fatto di Italia, perché secondo me quando c'è, e non parlo di Panzani appunto che se li farà tutti i suoi anni se li fatti, parlo di altri casi in cui il rito non viene punito ed è come se la società avesse una specie di complicità con l'omicidio, perché il furto si punisce e l'omicidio molto meno, e questo non c'entra con lei. Federico, no, io le volevo chiedere, questa impresa britannica, secondo lei quanto deve ancora dovrebbe pagarla? No, non ho capito. No, le dico, non è che dico una cosa per dire un'altra, sto dicendo, si era toccato un altro argomento, quindi ho ritenuto giusto parlare di questo. E credo appunto che lui pagherà, perché è un uomo intelligente e sensibile, sicuramente avrà tutto il suo inferno. Federico, volevo sapere che impressione ti faceva questa storia. Tu che sei abituato come scrittore a narrare di storie di amori giovani, mi, no? Mi spaventa. È sempre la bellezza anche dolorosa dell'amore che anche di fronte a fatti di questo tipo hanno permesso comunque alla signora di innamorarsi e di vivere una grande passione. È chiaro che sarebbe bello poter semplicemente giudicare la loro storia d'amore senza guardare tutto quello che purtroppo è successo. Ecco perché mi piacerebbe poter dividere queste due realtà e vedere il sorriso semplicemente in questa storia nel poterla ricordare. Sono unica... però invisibili, perché no, innanzitutto ma... l'amore d'accordo. È nato senza essersi mai incontrati fuori dal carcere, cioè a parte questa amicizia giovanile poi si erano completamente persi di vista, quindi è una storia che è nata proprio in quel contesto e per questo è impossibile prescindere da quel contesto. Ma la facciamo raccontare meglio da Antonella in questo filmato. Abbiamo iniziato a non a stuzzicarci, a mandare quegli input, ma erano sempre cioè sai come buttare il sasso e nascondere la manina così, che forse avevamo anche paura. Non è facile dirsi no guarda io sono innamorata di te, oppure io a lui o lui a me, così. Ci siamo confessati molto tardi, infatti lui delle volte scherzando mi diceva caspita potevamo pensarci 20 anni fa, magari ci saremmo evitato un sacco di cose. Buongiorno piccolina mia, ho ricevuto poco fa la fantastica notizia che per Piccolo è tutto a posto. Avrei preferito fartele sapere a viva voce, ma ho preferito evitare di chiedere una telefonata straordinaria. Amore, non sto più nella pelle. Sono le ore 16:15 di mercoledì, quindi mancano all'incirca 64 ore al nostro incontro. Sarà dura, ma penso che riuscirò a resistere senza dar fuori da matto. Ci abbiamo messo un po', ma alla fine ci siamo riusciti. Con amore, baci e coccoli, tuo Renato. Molti direbbero un rapporto epistolare, però bisogna anche vedere che tipo di rapporto. Non sono le solite lettere, le solite scritte. Noi con questi nostri scritti voliamo. Volare vuol dire che Renato viene qua, non sta in carcere, viene a prendermi e andiamo fuori a cena, andiamo al mare. E queste cose ce le raccontiamo così bene, ma così... che le viviamo. Cerco prima di tutto di farlo evadere con la fantasia dal posto in cui si trova, per cui gli racconto le mie giornate, comunque sì, cerco sempre di trasmettergli sensazioni di libertà che vanno al di fuori da quei muri. È bellissimo quell'ora che sei lì, però quell'ora che sei con lui il giorno prima e quello dopo è drammatico. Quando sei lì sembra che non si guarda niente, si guarda solo gli occhi e basta, ci guardiamo così in viso o ci teniamo le mani. Tu quello che gli vuoi dire lo pensi per una settimana, lo pensi per tanto tempo, poi arrivi lì, il tempo è il più grande nemico di questa situazione. Quando vado via è difficile salutare Renato quando vado via, perché un po' mi sento male dal fatto che io esco e vado in libertà.